Buonasera a tutti, sono Luigi Onara, questo è Prefinito, e bentornati su Dragon's Dogma Battle. Spero di riuscire, dato che mancano 10 minuti alla fine del torneo, a mostrarvi una run con Android Torneo. Il team si basa principalmente sull'idea del mio Movie Bosses Torneo, evoluta nel reparto Android. Ah, che bello. Utilizzeremo il mio SLR più il SLR amico, che non è di che ability sia. Come vedete, un fattore molto positivo è il Perma Special di Cell. Ho messo Super Boom Buffer in quanto è il miglior buffer per extreme fisici del gioco, quindi è un 40% più tutto quello che fa. E qua ho appena fatto un errore che mi sono reso conto di aver fatto in codesto istante. Rimediamo, tranquilli che rimediamo. Sì, ho fatto l'errore perché mi sono dimenticato che mi sono messo a giocare come fosse Magetta, quando in realtà è SLR. SLR lancia la... Tanto qua vedete i danni. Lancia la OE con meno chi. Vabbè, beh, rimediamo subito ragazzi, rimediamo subito. Chiedo scusa, bisogna che mi abitui al sistema di Cell. Ok, a postissimo, grazie, ecco fatto, ora lanciamo la UE, vi chiedo scusa, tanto come vedete perma stun il nemico, quindi ecco qua, lanciamo la UE e chiudiamo. Bisogna cercare di essere il più veloce possibile, che abbiamo 10 minuti per finire tutto il torneo. O meglio, 10 minuti per arrivare all'ultima parte del torneo. Come vedete, i danni ci sono. Il problema è che non sono altissimi. Il problema maggiore è che non sono altissimi. Quindi si sente. Vabbè, qua si ammazzano tra loro. Una Genio Force addirittura nel torneo. Non è proprio il massimo, no? Dai, rapidi, rapidi. Naturalmente non entro in top 20.000. Non ho avuto voglia di farmare, ragazzi, sinceramente. Ok. Qua Cell è già pronto. Perfetto. 15 key. E poi andiamo avanti. Shottiamo tutti e andiamo alla prossima. Qua, se possibile, bisogna cercare di prendere sempre SLR amico in questo team, perché dato che i danni di Cell non sono eccezionali, 1.100.000 senza additional non è chissà che danno, bisogna cercare sempre di avere il doppio Cell pronto in entrambe le turnazioni, soprattutto post prima battaglia, mentre Broly potete stare molto più tranquilli e prendervi anche un buffer, perché c'è poca gente che regge a Broly. Ecco fatto. Ed ecco qua anche qui. Tra i due preferisco lui, che ci permette di avere un pochino più di controllo del chi. Mentre lei la utilizzo presso poco solo per il buff. Vabbè, picchiaci. E andiamo. Ok, stage 1 passato, abbastanza easy come vedete, sciotti tutti in questa fase. Abbiamo 9 minuti, dai che ce la si può fare. Gli item i soliti, Ghost Usher, item key e cambio di orb, anche se non dovrebbe servire. Ok,
Ok. Fight 2. Si degna di caricarsi. Sarà l'R, andiamo. Qua già potremmo vedere quanti danni fa a personaggi un pochino più seri. No, potevi usare un 2 per avvicinarti, dannato. Mi fai solo sprecare secondi così. Andiamo, dovremmo aspettare il turno 2, purtroppo. Bene, comunque. Non facciamo special per non sprecare tempo. I ki li abbiamo tutti, non è un problema. Andiamo. Eccoci qui. Tac, tac. È però un problema questo. Facciamo così. Problema risolto. Troppi ki. Semplicemente troppi ki. Non penso che nessuno possa. Al massimo potrebbe resistere Goku, ma lo uccidiamo con la 18 ki dopo. Quindi stiamo tranquilli. È più veloce la special di Cell, eh? Questo è da dire, la special di Cell è più veloce di quella di Broly. Perfetto. In sottofondo potete ascoltare la melodia scilliana. Si metti rischia di spegnersi. Ok. Veloci anche al prossimo. Kirin Beer. Così raggiungo i 30 kk. Dai, 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 dai. Che non c'è tempo. Sbaglio il tasto. Sale l'R. Andiamo. Bonus chance, ottimo. Questo è easy, un bonus chance è sempre easy, spero, vabbè, lo stavo dicendo, spero non in un'arena immensa. Se poi cerco di chiudere sti rumori fastidiosi. Ah no, vabbè, è uscito vicino. Anche qua dovremmo aspettare il secondo turno. Vabbè. Ecco fatto, doppio Cell. Loro sono paralizzati e noi andiamo. Chiudiamo Easy perché abbiamo doppia special attiva. Ecco qua. Ho tagliato un pezzettino perché aveva chiamato mia madre.
ha il potere speciale di chiamare sempre quando non deve. Ok, ho un minuto circa. Ah, ottimo. E andiamo alla finale. Che è contro... Oh, questo è interessante, contro un Pure Saiyan. Scusate per il telefono, sarà mia madre che rompe le scatole perché l'ho attaccato in faccia. Andiamo. Ah, lui ti sta registrando perché... Abbassa il volume per cortesia. Io ho il telefono su. Ecco qua. Così. Sì. E dovremmo, sottolineo dovremmo, riuscire a ucciderli tutti. Sì. Vediamo un po'. Andiamo. Allora, ok. Broly sono curioso. No. Sti cavoli. Sti cavoli. Sti cavoli li ammazziamo tutti. Come voleva si dimostrare. Ok, ciao. Voleva si dimostrare. Broly non lo abbiamo scalfito. E neanche Vegeta Terzo. No, no, Vegeta Terzo è morto. Il problema è Broly adesso, come adesso, quindi. Questo è perché reputo Movie Bosses superiore. Broly non lo riesce a buttar giù. Il che può essere un problema. Ma tranquilli, perché adesso lo buttiamo giù con la 18 chi. È quasi impossibile che lui possa rimanere in vita dopo la 18 chi, calcolando quanti danni gli ha fatto la 12. Anche perché se rimane in vita siamo morti. Quindi... E per fortuna. E questo, ragazzi, era un torneo mondiale con Team Android. Ottimo team, ma Broly sta sopra. Grazie quindi di avermi seguito. Noi ci vediamo al prossimo video. Il torneo mondiale è finito.